Allora, sono un po' di qualche intuizione, qualche ispirazione avuta in preghiera su linee guida per vivere questo tempo in sintonia con la provvidenza, facendo anche, pescando anche nella nostra tradizione spirituale. Vi spiegherò, probabilmente qualcuno sarà sorpreso, qualcuno lo saprà già, che noi avevamo una fondazione spirituale notevole anche prima del cristianesimo, che poi si è innestata nel cristianesimo. Anzitutto, che differenza c'è tra essere contenti ed essere felici? Cominciamo da qua. Quello che vedete a destra è l'albero della vita, una stilizzazione dell'albero della vita. Perché è in relazione con questo? La radice in latino della parola contento significa contenuto. Tutto, io ho già tutto quello che mi serve, non ho bisogno di nient'altro, ma è un sentimento passivo, nel senso che mi accontento, non ho bisogno più di investire perché ho già tutto quello che mi serve, la mia vita mi basta. Felice in latino viene da felix, che vuol dire fecondo, vitale, capace di produrre frutti, è attivo, quindi io sono felice quando posso produrre frutti, quindi è un atteggiamento più propositivo, più attivo. Ecco la differenza qual è tra contento e felice. Noi dovremmo essere entrambi, un po' accontentarci di quello che siamo e di quello che abbiamo, ma nello stesso tempo anche essere fecondi, attivi. Se io non produco nulla, se io non moltiplico questo mio stato di benessere, arrivato a un certo punto perdo la felicità, perché la felicità è un sentimento relazionale, di relazione con l'ambiente e con le persone. Quindi essere felici significa essere in grado di realizzare il nostro scopo, il destino scritto alla nostra nascita. Essere il vero me stesso, entrare in contatto con la mia essenza, essere in grado di dare qualcosa che viene da dentro, dal mio vero io, essere in grado di esprimere me stesso nel dare agli altri. Aristotele diceva una cosa abbastanza, beh, come sempre, ovviamente profonda. Tutto nell'universo tende alla bontà. Lui credeva nella bontà dell'animo umano, a differenza dei filosofi, poi dell'illuminismo, che credevano essenzialmente nella intelligenza e tutto, ma non nella fondamentale bontà dell'essere umano, al contrario. L'uomo deve essere controllato perché altrimenti esprime il male. Che cos'è buono per l'uomo? Lui parlava di questa parola eudaimonia, che è una parola stranissima, vuol dire vivere in armonia con il nostro destino, con il daimon che vive dentro ognuno di noi. La parola demone, che noi adesso identifichiamo con Satana, il diavolo, il demone, eccetera, eccetera, in realtà originariamente era la mia essenza, era lo spirito che Dio ha immesso in me, che determina il mio destino, cioè la mia felicità a realizzare quello che è già scritto dentro di me, da Dio alla mia creazione. Questo già Aristotele l'aveva intuito, questo daimon che vive dentro ognuno di noi, che va completato, che va realizzato. Quindi, anche se tutti noi siamo uguali, siamo simili, non ci sono razze, non ci sono colori, non c'è differenza culturale, ma ognuno di noi ha delle particolarità. Nel pensiero di unificazione si spiega bene, cioè abbiamo una natura personale, noi siamo corpi individuali di verità, vuol dire che ognuno di noi esprime un aspetto di Dio diverso e non ce n'è uno uguale a me nella storia del passato, nella storia del futuro e neanche nel presente. Ognuno di noi è una creazione unica, vuol dire che ognuno di noi nel percorso della propria vita deve scoprire veramente chi è e cercare di esprimere al meglio questa sua essenza. In questo consiste la felicità. Allora, leggiamo dal Chon Sung Byon, libro 4, capitolo 4. Dio ci chiama verso un futuro di speranza. Coloro che ricevono quella chiamata seguono la via del destino e non la via della fortuna. Ecco, il padre fa questa differenza. Il destino è quello scritto dentro di noi da Dio. La fortuna è quello che mi capita, strada facendo, no? La via della fortuna può cambiare, ma la via del destino non può. Quello che noi siamo, rimaniamo. Puoi cambiare chi è tuo padre, chi sono i tuoi fratelli, cioè l'eredità che tu hai ricevuto, che è scritta dentro di te? No, non puoi. Fanno parte del tuo destino. Dio vuole raggiungere, stabilirsi nel luogo che la fortuna celeste ha determinato. La storia si è sviluppata sulla strada per quel luogo. Il punto di partenza di questo insediamento sicuro sono i veri genitori. Dio ha già determinato il nostro destino, che è quello di diventare veri figli con i veri genitori al centro. Questo destino non può essere cambiato. Questo è il destino comune che abbiamo, di cui parla il padre. Ognuno di noi ha un'essenza particolare, ma tutti noi facciamo parte di un progetto più grande, che è quello di diventare tutti figli dei veri genitori. Non parlo di tutti, soltanto noi, ma dell'umanità. Dell'umanità specialmente che vive in questo tempo. Allora, andiamo un attimo analizzare, io l'ho detto molto velocemente perché già un'altra volta avevo parlato di questo. E quando noi traduciamo contempo, la parola originale è una parola greca che ha tanti significati. Per esempio, c'è aion, che è la dimensione eterna del tempo, l'eternità. Poi
Poi c'è crono, che è la dimensione quantitativa e cronologica, quella che misuriamo con l'orologio, il crono. Poi c'è kairos, che è il momento qualitativo, il momento basato sul significato, su come io percepisco il tempo. Un giorno sono come mille anni come un giorno per Dio. È un po' un tempo che ci mette, che è un po' un ponte tra noi e Dio. Cioè il tempo che scorre nella mia vita, per quanto io abbia 80 anni, può avere valore di 10 anni, può avere valore di 5 anni. Tutte le cose significative che hanno avuto impatto nella mia vita contano. Mentre quantitativamente io posso avere 70, 80, 60 anni, 20 anni, tante persone a 20 anni hanno più maturità, hanno fatto più esperienze di quelle che ne hanno 80. Quindi è la qualità del tempo, questo kairos, che è molto più importante del crono. Ecco perché si dice carpe diem, cattura il momento. Che tempo stiamo vivendo oggi? Come io posso vivere il tempo in cui sto vivendo in maniera piena, in maniera da dare qualità al tempo in cui io sto vivendo? Nel buddismo si dice una cosa molto importante. Buddha ha insegnato che noi viviamo nel nostro passato e nel futuro, cioè viviamo come reagiamo a quello che ci è successo in passato, anche in passato breve. Uno ci dice una frase brutta e noi andiamo in confusione. Una settimana fa qualcuno mi ha trattato male, io vivo tutta la settimana perché quella persona mi ha trattato male. I miei antenati hanno fatto delle cose sbagliate, io non riesco ad andare oltre, quindi questo mio karma, no? E anche viviamo nel futuro, nel senso di timore del futuro. Che cosa mi succederà? Allora, siamo un po' intrappolati tra un passato che ci condiziona e un futuro che ci spaventa tante volte, e di conseguenza perdiamo il presente. Invece Buddha ci diceva, ricordatevi, ogni giorno è un nuovo inizio, ogni giorno voi determinate quello che vi succederà. E questo viene espresso da Marco Aurelio, ecco, ritorniamo alle nostre basi spirituali qua in Italia. Marco Aurelio era uno stoico, e adesso dirò qualcosa di lui. Capisci che il tuo tempo ha un limite impostato, cioè tu non puoi aumentare i giorni della tua vita, dice lui, o come minimo devi nella tua vita hai degli obiettivi che devi realizzare prima di andartene. Quindi usa bene il tuo tempo per far avanzare la tua illuminazione. Oppure se ne sarà andato e mai sarà in vostro potere di nuovo. Una volta che tu te ne vai nel mondo spirituale e non hai raggiunto quell'illuminazione, non hai completato te stesso, il tuo destino interiore, avrai perso questo e non avrai più potere sul tempo. Ma tu il potere sul tempo ce l'hai mentre qua sei sulla vita, perché gli puoi e devi dargli qualità. Questo è quello che lui dice. Allora, lo stoicismo, che è una delle nostre basi spirituali che molti non conoscono, ma che, se voi guardate nel cristianesimo, ci sono molti elementi di stoicismo, ecco da dove viene la parte ellenica del cristianesimo. È la dottrina e la tradizione che, rifacendosi ai principi di Zenone di Cizio, parliamo di 300 anni prima di Cristo, considerava il cosmo come un ordine razionale e provvidenziale, identificando la vera felicità nella virtù e la sapienza nella serena accettazione degli eventi, e specialmente del dolore e della morte. Bisogna essere sereni di fronte al dolore, di fronte alla morte, la quale poteva essere volontariamente ricercata quale mezzo per l'affermazione della dignità e della libertà spirituale individuale. Cioè questa serenità diventa sinonimo di maturità, diventa sinonimo di libertà. Quando non ho più paura della morte, non ho più paura del dolore, io divento una persona spiritualmente libera. Questo, cioè, ecco perché loro affrontavano anche stoico, è quello che lavora tantissimo, quello che si sacrifica, cioè questo spirito di sacrificio che il cristianesimo ha ereditato più dallo stoicismo che dalla origine ebrea. Allora, il codice storico di Marco Aurelio, vi dico i 7 punti che Marco Aurelio ci indica su come noi dovremmo vivere. Allora, il primo, godere di beni materiali ma non essere dipendenti di essi. Lui non era contrario al benessere, benessere dovrebbero averlo tutti, ma non dobbiamo dipendere da questo, non dobbiamo essere prigionieri del benessere materiale. Benessere materiale è uno strumento per l'illuminazione, deve essere uno strumento per migliorare me stesso. Secondo, accetta le tue emozioni, ma controlla il modo in cui reagisci adesso. Nel senso che le emozioni noi ce le abbiamo, non possiamo evitare di averle, dobbiamo prenderne atto, ma non se noi viviamo di reazioni, di continuamente reagire alle emozioni che ci sono specialmente instillate dall'ambiente esterno, noi diventiamo prigionieri di tutto un turbinio di emozioni che non riusciamo a controllare.
Siate onesti e chiari, dice, adatta il tuo discorso all'esigenza dei tuoi ascoltatori, mettiti nei loro panni, sii empatico, compassionevole, ma allo stesso tempo sii onesto. Non usare il giusto discorso di fantasia per suscitare le emozioni delle persone e convincerle a fare quello che vuoi. Lui praticamente dice il contrario, come Zenone, il contrario di quello che dicevano i retorici. I retorici erano quelli che dicevano delle cose per suscitare dei sentimenti nelle persone e convincerle a fare determinate cose. Erano un po' degli ingannatori, diciamo così. Usavano la capacità di parlare per ingannare le persone e fargli sentire, pensare delle cose che non erano proprio loro e che anche potevano essere non giuste. L'importante della retorica è che il discorso sia convincente, mentre lui dice non fate questo, voi dovete essere sinceri e onesti, quindi mettetevi, abbiate compassione, abbiate empatia verso le persone, ma non usate le persone con le vostre parole. Poi padroneggia i tuoi desideri, anche questo è molto importante. Noi abbiamo desideri materiali che sono il sonno, la fame, la sete, abbiamo il desiderio sessuale e tutto il resto, ma non dobbiamo essere schiavizzati dai nostri desideri mangiando eccessivamente. Gli stoici erano famosi per essere parchi, per essere veramente molto controllati nelle espressioni fisiche, quindi loro controllavano il loro corpo, curavano il loro corpo e stavano attenti alla loro salute. Accetta che molte cose non siano sotto il tuo controllo, però accetta contemporaneamente che non tutto deve essere assolutamente sotto il tuo controllo. Pensate che lui era imperatore, eh? Lui era imperatore, viveva così, è stato chiamato l'imperatore buono per questo motivo. Pensate che lui, guardate l'anno, 121-180, in piena era, sorgere dell'era cristiana a Roma, è stato uno dei pochissimi che non ha perseguitato i cristiani. Lui non perseguì, è stato uno dei pochi, forse l'unico che non ha perseguitato i cristiani, perché era chiamato imperatore buono, proprio per questa sua filosofia di base. Solo dopo aver accettato questa regola fondamentale, avere la capacità di distinguere tra ciò che possiamo e non possiamo controllare, la serenità interiore e l'efficacia esterna diventano possibili. Se noi diventiamo, come spesso siamo, desiderosi di controllare qualsiasi cosa nostra e anche del prossimo, anche le persone che vivono intorno a noi, cerchiamo sempre di controllare come parlano, come vestono, quello che dicono, quello che fanno, tutto deve essere sotto il nostro controllo, perdiamo la serenità e non è giusto, perché dobbiamo accettare anche la libertà altrui, dobbiamo accettare la sensibilità altrui. Poi lui dice, ecco, questa immagine, mentre questa immagine che vedete qua a destra è la sua statua, questa è un'immagine ricostruita al computer di come lui era veramente. L'ho voluta mettere perché mi sembra un volto veramente di una persona saggia e buona. Ecco, una delle altre cose che diceva, sesto, posticipate le vostre preoccupazioni. Lui diceva, non che non dovete lavorare, non dovete preoccuparvi, dice, l'ansia e la preoccupazione sono associate a pensieri catastrofici e ci fanno esagerare le conseguenze delle cose. Molto spesso ci fasciamo la testa prima di essercela rotta, no? Abbiamo questi pensieri giorno e notte. Di fronte a loro sottovalutiamo e persino la nostra capacità di affrontare i problemi, così ci blocchiamo. Lo stoicismo ci insegna a rimandare le nostre preoccupazioni, fare un passo indietro e aspettare che possiamo pensare più chiaramente. Quando inizi a preoccuparti, promettiti che ci penserai più tardi, quando sarai più calmo e puoi pensare meglio. Cioè vuol dire, se c'è una preoccupazione che ci assilla e ci accorgiamo che controlla la nostra vita, che controlla la nostra mente e non siamo in grado di trovare una soluzione, mettiamola un attimo da parte, rassereniamoci, facciamo qualcos'altro e quando abbiamo ritrovato la serenità la riaffrontiamo, ma con oggettività, con serenità, guardandola più obiettivamente. E l'ultimo, non fermarti e agisci, fai del tuo meglio, ma non affezionarti troppo ai risultati, dice lui. Questo ci incoraggia a conciliare i nostri impegni legati all'azione con l'accettazione emotiva, in modo da non provocare troppa frustrazione se incontriamo ostacoli o falliamo. Lui dice, qualsiasi cosa succede, sia che siamo vittoriosi, cioè, qual è la tentazione? Quando sei vittorioso che ti culli sugli allori, come diciamo, ecco, ho vinto, e lì poi ti fermi, ti blocchi. Oppure perdi e dici, non ce la potrò fare mai, e lì ti blocchi un'altra volta. Lui dice, no, che sia che vinciamo, sia che falliamo, noi dobbiamo continuare a progredire, dobbiamo andare avanti, dobbiamo continuare a sviluppare la nostra illuminazione, a sviluppare la nostra capacità di crescere e di fare cose positive. Non fermiamoci mai, agiamo. Vi ricordate il padre stesso? Diciamo che queste cose sono la base della filosofia, della parte greca della filosofia cristiana, ma sono anche molte di queste cose
che ci dice il padre. Il padre, quando per esempio era preoccupato per qualcosa, andava a pescare, ritrovava serenità e poi tornava dalla pesca, faceva il discorso dove portava tutte le soluzioni. Ecco, cerchiamo di dare un ritmo alla nostra vita. Questo vuol dire un ritmo saggio. Ora, c'è un modo per rendere possibile l'impossibile, perché questo è un po' anche il nostro. Adesso ho messo qui la foto del padre e la madre con Gorbaciov. Se voi vi ricordate, avete lavorato con causa, io lavoravo con causa a quei tempi, vi ricordate quanto fosse veramente impossibile pensare alla fine del comunismo? Io non posso dimenticarmi questo. Io stesso, quando il padre ha detto andremo a Mosca, marceremo su Mosca, non è che non ci ho creduto, tu ci credi perché te lo dice il padre, ma io pensavo che ci sarebbero state stragi, che sarebbero passati secoli. Insomma, non era così concreta la mia speranza in questa cosa qua. Ma questa cosa è diventata possibile. Allora c'è qualcosa che noi possiamo imparare. Uno degli elementi, a parte la fede, a parte incrollabile dei veri genitori, a parte le loro condizioni che tutti noi conosciamo, spirituali, loro pregano e fanno sacrifici enormi, sono più stoici di Marco Aurelio e di Zenone, secondo me. Ma al di là di questo, c'è un altro elemento su cui io vorrei che riflettessimo, la loro capacità di fare cose diverse. Solo il 3% delle persone agisce fuori dagli schemi. Tra queste le figure storiche più importanti, cioè tutti quelli che hanno fatto cose significative per l'umanità, da Einstein ad Archimede stesso, se guardate la storia di Galileo, se non erano persone comuni. Che cosa vuol dire che non erano persone comuni? Non erano solo più intelligenti, avevano coraggio. Sfidavano la società, sfidavano la situazione e pensavano diversamente dagli altri, avevano il coraggio di pensare in modo completamente opposto, anche se tutti gli dicevano il contrario. Pensate a Noè quando ha costruito l'arca. Tutti quelli che hanno fatto cose significative, sicuramente non possiamo assolutamente dire che il padre e la madre ragionano come tutti gli altri leader religiosi, assolutamente no. Ecco perché in pochi anni, relativamente pochi anni, hanno creato un movimento mondiale pazzesco e ora la madre può parlare ai capi di Stato, perché alla fine, pur essendo criticati, perché chi parla in modo diverso, chi è diverso dagli altri, deve aspettarsi anche di essere attaccato, di essere perseguitato, di essere calunniato. Quante calunnie abbiamo ricevuto per credendo che chissà che cosa noi facessimo? Eppure loro ci hanno tirato dentro una realtà meravigliosa e stanno portando l'umanità dentro una realtà meravigliosa perché hanno aperto come pionieri veramente nuove frontiere. Il più delle volte non contestiamo, noi non tendiamo, la persona media non tende a contestare le proprie convinzioni, ma si basa costantemente sulle proprie convinzioni. È un po' come guidare l'automobile guardando costantemente allo specchio posteriore, lo specchietto retrovisore. Se uno guida guardando lo specchietto retrovisore, ma dove pensate che vada? Non arriva da nessuna parte. Quindi quando noi non siamo in grado di sfidare i nostri punti di vista, le nostre convinzioni e noi stessi essere pronti a cambiare quotidianamente, è come se guidassimo guardando sempre indietro. Le cose che ho capito sono quelle, basta, e sono quelle, non cambiano. I ristoranti, per esempio, per farvi alcuni esempi, erano abituati ad aspettare i clienti fino a quando qualcuno ha avuto l'idea di portare il cibo nelle case dei clienti. Poi è diventato un mainstream, hanno fatto un sacco di soldi portando il cibo a domicilio oggi. Lo stesso vale per Amazon. Chi poteva immaginarsi di creare un mercato che ti portasse il giorno stesso o il giorno dopo gli oggetti che tu compri a casa tua? Eppure chi l'ha immaginato è diventata l'azienda più ricca del mondo. Capite? Sono persone, anche la Apple, se vogliamo, specialmente con Steve Jobs, che pensava in modo alternativo, pensava in modo diverso, alternativo rispetto agli altri. Era una formazione mentale che tutti noi, i veri genitori, ci stanno incoraggiando ad avere. Risultati straordinari arrivano dalla rottura dei confini. La maggioranza ragiona sulle cose ordinarie, quindi il buon senso comune è sempre importante, non dobbiamo perderlo, ma sbaglia in quelle straordinarie. Ora, se noi consideriamo che quello che i veri genitori ci chiedono non è ordinario, dobbiamo imparare a vedere oltre, dobbiamo vedere in modo straordinario le cose. Cosa vuol dire? Marco Aurelio, sempre tornando a Marco Aurelio, che ho imparato veramente ad amare, a conoscere. L'obiettivo nella vita non è quello di stare dalla parte della maggioranza, ma di fuggire e trovarsi tra le file dei pazzi. Perché sembra una cosa strana, ma cosa vuol dire? Che se noi ci adeguiamo sempre alla maggioranza e al senso comune, non faremo mai le cose straordinarie che invece servono a Dio.
Dobbiamo andare nelle file dei pazzi, ma attenzione, non i pazzi, quelli che non capiscono niente, i pazzi, quelli che riescono a sfidare lo status quo, a sfidare le cose comuni, ad andare oltre lo status quo. La stessa cosa dice il tuo tempo è limitato, quindi non sprecarlo vivendo la vita di qualcun altro. Dice Steve Jobs, quello della Apple, fondatore dell'Apple, rimanete affamati, rimanete folli, in questo senso che sto appena dicendo, perché solo coloro che sono abbastanza pazzi di pensare di poter cambiare il mondo possono davvero cambiarlo. Quindi se noi siamo belli tranquilli in casa nostra, ci guardiamo la televisione, non sfidiamo il modo di pensare del mondo, non potremo cambiare il mondo, ma siamo noi il blocco a quel punto. Dico noi, come dico chiunque voglia veramente cambiare le cose. Bisogna lavorare nella nostra mente per vedere le cose come i veri genitori le vedono, come Dio le vede, come le persone più coraggiose vedono le cose. Imparare anche dalla storia. Io sto imparando tanto da Marco Aurelio, per esempio, che è stato un imperatore romano, quindi non uno qualsiasi. Sto imparando molto da persone che sto imparando a conoscere, come filosofi e altri, che hanno sfidato il modo di pensare e hanno determinato dei cambiamenti positivi nel mondo. Non ne parliamo dei leader religiosi, di Gesù, e Gesù era contro il mondo, era lui e il resto del mondo, dall'altra parte. Persino i suoi discepoli non lo capivano, persino i suoi discepoli nell'ultimo momento quando lui pregava nel Getsemani non lo capivano. Eppure lui ha avuto il coraggio di andare fino in fondo e offrire la sua vita, e ha cambiato il mondo, più di chiunque altro. Lo stesso ha fatto Buddha, diciamo, a diversi livelli, in diverse culture. Lo stesso ha fatto Confucio, che era un leader politico che è arrivato a un certo punto, è stato pure cacciato dalla Cina ed è andato in Corea a predicare, e lì ha fondato un pensiero filosofico meraviglioso. E quindi andare oltre, vedere oltre è importante per ognuno di noi, specialmente in questo tempo. Allora, la vera madre, alla ultima celebrazione della vittoria del Chombo, l'11 ottobre 2020, ci dice: non sono più così giovane. E anche la missione dei veri genitori è trovare e creare dei figli attraverso i quali il genitore celeste può lavorare liberamente. Capite? Dio deve poter lavorare liberamente attraverso i suoi figli. Ecco perché ho detto che sarà bene se saremo in grado di ripristinare tutti i 7,7 miliardi di persone del mondo entro il 2027. Vuol dire restaurare, quella traduzione un po'... restaurare vuol dire ripristinare, riportare a Dio. Tuttavia, attraverso il corso di 7 anni, mi sono reso conto, degli scorsi 7 anni fino al 2020, delle molte barriere che devono essere superate. Quindi chiamo tutte le famiglie che sono state nominate come Chombo e tutte le famiglie benedette a lavorare con me per restaurare almeno un terzo dell'umanità. È mia sincera speranza che entro il 2027, alla 60ª giornata dei genitori celesti, tutti voi possiate riferire al genitore celeste: anche se la nostra offerta è insufficiente, abbiamo fatto del nostro meglio. Capite? La madre ci chiede una cosa folle, razionalmente parlando. Quindi che praticamente, andando avanti, adesso per il 2027 raggiungeremo sicuramente gli 8 miliardi, un terzo sono sicuramente tra i 2 miliardi e mezzo e i 3 miliardi di persone. Tutte queste persone devono aver ricevuto la benedizione, devono conoscere i veri genitori, in qualche modo devono dare una svolta alla loro vita nella direzione del bene, nella direzione dell'ideale di creazione di Dio. Questa, razionalmente, un movimento come il nostro, che non ha quasi il terreno dove poggiare i piedi, in tanti sensi, come può realizzare questo? Con persone ordinarie, ragionando saggiamente, ragionando secondo il modo in cui ragionano le persone, o addirittura, vi dico anche questo, perché anche questa è una sfida, dobbiamo ragionare come ragionano le chiese protestanti, la chiesa cattolica, i buddisti, tutti si stanno lottando, stanno facendo le loro piccole battaglie, ma qui si parla di cambiare il corso dell'umanità, si tratta di cambiare il mondo, ci vuole il pensiero straordinario, che vuol dire un pensiero che non è mai apparso prima, una capacità, una determinazione mai apparsa prima, da parte di un piccolo popolo che pian piano ingrandendosi raggiunga la massa critica e provochi il salto di coscienza dell'umanità. Ci sono tante persone brave, guardate, ci sono tante persone brave, anche tra chi governa, anche tra i parlamentari, adesso li stiamo conoscendo più da vicino, ma non hanno gli strumenti per cambiare le cose, perché si adeguano al sistema. Ora, il sistema non cambia perché arriva una rivoluzione armata. Il sistema cambia quando cambiano le coscienze.
Ecco il significato del rally della speranza, portare la coscienza dell'umanità a un livello superiore. Ecco il significato delle benedizioni che abbiamo, che diamo, perché man mano la bontà cresce fino al punto in cui tutta l'umanità farà il salto di qualità e da una nuova coscienza nasceranno nuovi sistemi economici, politici, eccetera, eccetera. Questo è quello che noi stiamo generando, ma è un movimento che deve andare veloce. Addirittura la madre in Corea ha detto entro il 2022 deve esserci la base per l'unificazione della Corea col Dio al centro, non l'unificazione della Corea solo militare o economica o politica, ma con Dio al centro. Entro il 2022, 2 anni, quanto è folle questo pensiero? Ma perché la madre pensa in modo straordinario, i veri genitori pensano in modo straordinario, questo diventa possibile, ma hanno bisogno del nostro sostegno. Oggi se guardiamo al mondo, vediamo soprattutto adesso vogliamo mettere i giovani al centro, ma i giovani oggi in gran parte, ci sono tanti bravi ragazzi, ma sono perduti e non per colpa loro. Noi comprendiamo il cuore di Dio, comprendiamo i veri genitori, comprendiamo il significato della vita, io parlo soprattutto ai nostri ragazzi, ma se non possiamo entrare in empatia con il cuore del mondo, capire come vivono le persone, non potremo comunicare con le persone. Noi viviamo in una specie di... in una specie di zona protetta, diciamo così, interiormente, e magari anche esteriormente, tante volte con le Mattia, tante volte mi sento così, vivo in una zona protetta, ma il mondo sta soffrendo, la gente vive nel deserto, l'amore non prova amore vero, si sente tradita negli affetti molto spesso, i figli verso i genitori verso i figli, i mariti verso le mogli verso l'amore, c'è una mancanza di amore, una solitudine enorme nel mondo, e la gente non riceve guida. Noi dobbiamo veramente, a chi abbiamo ricevuto così tanta saggezza, quando dico noi dico il popolo della quarta Israele, dico anche mobilitari cristiani, mobilitari buddisti, mobilitari musulmani, mobilitari gli evangelici, tutti con lo scopo veramente di dare anima al mondo, una nuova anima al mondo. Noi non saremo in grado di raggiungere le persone se continuiamo a vivere nella nostra limbo, ognuno chiuso nella propria chiesa, ognuno chiuso nelle proprie convinzioni. La distanza è troppo grande, la gente, i giovani specialmente, oggi sono esseri meravigliosi, con dei talenti mai apparsi nella storia, sono veramente generazione benedetta da Dio, ma sono persi, sono senza punti di riferimento. Sono, come diceva il vescovo Tauran, il cardinale Tauran, che è stato... ha avuto delle posizioni molto importanti anche in Inghilterra, eccetera, eccetera, sono eredi senza eredità, cioè hanno tutte le qualità per essere eredi del regno di Dio, ma non hanno l'eredità a disposizione. Quindi i veri genitori ci presentano il regno dei cieli, ma la gente vive nell'inferno. Questo gap, questa differenza è molto, troppo grande. Pensate un attimo, per farvi un esempio, vi cito un autore, Gunther Anders, che ha parlato del totalitarismo morbido, per farvi capire un po' di più come vive la gente. Lui dice in questo libro, più un potere è totale, più silenzioso è il suo comando. I poteri forti non hanno bisogno di urlare. Più silenzioso è il suo comando, più naturale è la nostra obbedienza. Più naturale è la nostra obbedienza, più la nostra illusione è assicurata. Più sicura è la nostra illusione di libertà, più il potere è totale. Capite? È come un circolo vizioso. Noi obbediamo, siamo silenti, ci adeguiamo alla maggioranza e siamo illusi di essere liberi, perché stiamo nel nostro brodo. Così vive l'umanità e tante volte anche noi ci adeguiamo a questo modo di vivere. In questo modo noi rendiamo il potere totale su di noi. Cioè non se ne può uscire, anche i leader buoni vanno al potere e poi si adeguano al sistema e non cambia nulla, va alla destra, poi va alla sinistra, ma cosa cambia? Non cambia nulla, la gente continua a soffrire. Questo è il libro, l'obsolescenza dell'uomo, l'uomo è vecchio, l'uomo deve nascere un uomo nuovo, dice lui. E questo è stato scritto nel 1956, immaginatevi, nel 1956, ma è la situazione di oggi questa, quasi una profezia. Allora, la valle di lacrime, è come se noi, guardate quell'angelo in fondo, è come se noi, no, quello è Gesù lì in fondo, è come se noi fossimo in cima a una montagna, siamo vicini alla cima di una montagna e guardiamo giù al mondo e urliamo al mondo delle cose giuste, delle cose sante, delle perle di verità, ma le persone che sono nella valle come fanno a sentirci? Siamo troppo lontani, primo, e seconda cosa,
Le persone che vivono nella valle di lacrime sono circondate da pianti, da solitudine, dal rumore dell'esteriorità e del materialismo e del consumismo. Hanno troppo rumore, non ci possono sentire. E quando guardano a noi, là sopra sulla montagna, che urliamo come i pazzi, dicono, ma guarda quei pazzi, ma che ci fanno là sopra? La vita è qua giù, perché stanno là sopra? Che cosa stanno urlando? Sono solo dei pazzi. E tante volte ci hanno dato dei pazzi per questo motivo. Perché noi non siamo stati capaci di colmare questo gap. Noi dobbiamo scendere nel mondo e parlare alle persone, al cuore delle persone, far capire che devono liberarsi da questa schiavitù. Questo è un po' il nostro ruolo. Quindi entrare nella valle di lacrime crea sofferenza. Dobbiamo avere il coraggio straordinario di affrontare questa sofferenza, affiancarci alle persone, guidarle pian piano a salire insieme a noi sopra la montagna. Dio non può accettare che Abele vada in cima alla montagna da solo senza Caino, mano per mano. Deve prendere Caino nella sua mano e portarlo con sé, altrimenti come Dio può accettare? Se Dio ci vede da soli sopra la montagna, che cosa ci dice? Torna giù e vai a prendere tuo fratello. Non ci può dire vieni adesso che sei arrivato. E questo è quello che noi come famiglie benedette centrali, Messia Tribali e tutto quello che siamo, tutti i titoli che la madre ci ha dato, addirittura adesso coppie ciombò, che vuol dire benedizione celeste, ci chiede di fare, non di vivere beati nella nostra beatitudine, nella nostra serenità, ma di essere coinvolti fino al punto da prendere per mano Caino e portarlo con noi. Nel libro Madre di Pace, al capitolo 9, c'è scritto: come vera madre, unigenita figlia e madre dell'universo, ho compiuto il lavoro di tutta la provvidenza inaugurando una nuova era. Ora è il momento di custodire questa profonda verità nei nostri cuori e di fare la volontà di Dio. Grazie alla guida della Madre della Pace riceveremo il sigillo dei veri genitori e troveremo armonia nella nostra vita. Noi dobbiamo quindi, non solo noi stessi, collegare il mondo alla Madre della Pace, collegare il mondo ai veri genitori. Questo è il modo attraverso cui loro ereditano questo tesoro di saggezza e di forza cosmica che ci viene ormai dalla storia, che ci viene direttamente addirittura da Dio adesso. Quindi l'ultima cosa, voglio mettere enfasi, questo riguarda veramente noi come movimento in particolare. Ricordatevi di questa massima scritta nel Vangelo di Luca: un discepolo non è più grande del maestro, ma ogni discepolo ben preparato sarà come il suo maestro. Io sento ancora oggi criticare le decisioni, le cose che fa la madre. Sento ancora oggi con molta miopia fare quello che poi alla fine, oggi tutti quanti celebriamo il padre che ormai guai chi lo tocca perché è andato nel mondo spirituale. Ma quando il padre era vivo, le stesse persone che oggi criticano la madre criticavano anche il padre. Allora dobbiamo finirla di far questo. Allora vi faccio riflettere su alcuni aspetti. I veri genitori non sono persone ordinarie, vuol dire non possiamo aspettarci da loro che ragionino come persone ordinarie, perché altrimenti non sarebbero andati da nessuna parte. I loro ragionamenti non sono basati sul senso comune, altrimenti che bisogno avremmo? Ditemi voi, che bisogno avremmo? A volte la vera madre ci lascia perplessi, ma anche il vero padre era così. Ci vuole tempo per capire, bisogna entrare nel loro pensiero e nel loro cuore. L'unico modo per farlo è cominciare a muoversi nella direzione che loro indicano. Quando ci si comincia a muovere, poi la comprensione viene. Accettare, comprendere e seguire richiede sacrificio dell'ego. Dobbiamo un attimo sacrificare quelle che sono a volte le nostre convinzioni, i nostri pensieri, i nostri ragionamenti, che spesso sono molto ordinari. Dobbiamo riconoscerlo, cioè bisogna avere un po' un senso oggettivo di quello che noi siamo, non crederci più di quello che noi siamo. Non siamo più dei veri genitori, non siamo di più di Gesù, non siamo di più di quello che le persone straordinarie della storia hanno fatto. Noi molto spesso ragioniamo come persone ordinarie guardando quello che sono i vantaggi e gli svantaggi, ma dobbiamo un attimo sacrificare questa nostra comprensione ad affidarci. Ecco la fede che cos'è. La fede è un modo di affidarsi, non è credere nell'esistenza, è l'affidarsi a Dio, l'affidarsi a chi rappresenta Dio. La rivelazione poi viene su questa base di questo affidamento. Pensate, se i veri genitori avessero agito in modo ordinario, seguendo esclusivamente il buonsenso, non sarebbero arrivati dove sono ora, non avrebbero costruito un movimento provvidenziale cosmico. Non sarebbero arrivati a generare in così poco tempo un movimento del genere che adesso coinvolge anche persone di alto livello, ma coinvolge anche milioni e milioni di coppie che ricevono la benedizione, eccetera, eccetera. Come avrebbero potuto fare questo ragionando in modo ordinario?
E allora lasciate perdere il pelo nell'uovo, la madre perché ha fatto questo, perché ha fatto questo, perché ha detto quello, chissà, non è uguale alla teologia del padre. Ma che pensieri sono questi? Ma abbiamo un po' di umiltà nel capire chi siamo noi, che non abbiamo noi generato tutto questo. Chi di noi avrebbe fatto? Chi di noi sarebbe stato capace di fare quello che i veri genitori hanno fatto? Allora, siccome non siamo noi che da cui è partita questa nuova provvidenza, dobbiamo avere l'umiltà di capire i nostri limiti. È massimo che possiamo fare è cercare di diventare come loro. La loro devozione, il loro amore verso il mondo, che ricevono addirittura dal mondo, sono senza precedenti. Nessuno aveva mai fatto quello che loro hanno fatto. Nessuno di noi avrebbe mai potuto realizzare gli stessi risultati. Loro sono i maestri, noi i discepoli. Questo deve essere sempre chiaro. Loro sanno sempre cosa Dio desidera e come sta presentando il lavoro provvidenziale. E noi, anche se a volte abbiamo delle intuizioni, io stesso nella preghiera, eccetera, eccetera, ma sulle cose fondamentali che riguardano l'umanità, io faccio riferimento a loro, perché Dio non mi parla per salvare l'umanità, Dio mi parla per salvare me stesso e magari la mia famiglia, le persone intorno a me, magari mi aiuta a guidare il movimento, questo sì, ma non posso paragonarmi alla statura dei veri genitori, come alla statura di Gesù, come alla statura dei grandi santi che hanno veramente costellato di eroismo la storia umana. Non ci sono alternative, questa è l'ultima considerazione, non ci sono alternative, fratelli e sorelle. Voi ditemi, senza i veri genitori, quale sarebbe la speranza di cambiare il mondo? Quale sarebbe? Quale sarebbe? Ditemi un po', le chiese cristiane, ma voi vedete purtroppo con tutti questi nostri fratelli meravigliosi che fanno tanto, cristiani, buddisti, dove sono oggi mentre il mondo sta andando veramente ad un declino pazzesco? C'è una confusione persino dentro le religioni, pure sui valori più fondamentali. Non c'è leader spirituale che abbia quel pensiero sufficiente a gestire, a cambiare, a creare, a generare il cambiamento. Ecco perché dall'Africa, soprattutto nelle nazioni dove hanno più difficoltà, stanno guardando alla vera madre come la speranza per cambiare le cose. Ecco, qui andiamo al titolo. Datemi una leva e solleverò il mondo. Dammi una leva abbastanza lunga, dice Archimede, è un fulcro su cui posizionarla e io sposterò il mondo. Spiegate, lui spiega anche questa cosa. Parliamo di 300 anni prima di Cristo, fino a 200 anni prima di Cristo. Insomma, lui è stato veramente incredibile, lui ha generato una filosofia meravigliosa, tra l'altro, non solo arte, non solo scienza, diciamo così. Allora, cosa vuol dire questo? Che noi possiamo sollevare il mondo, Archimede ci sta insegnando a sollevare il mondo. Che cosa vuol dire questo? La leva, che cos'è la leva? La leva sono le famiglie benedette allineate, unite tra di loro, anche se ognuno di noi ha un destino particolare e personale, nello scopo dobbiamo avere una visione comune, un cuore comune, dobbiamo andare verso l'umanità insieme e portare l'umanità a ricevere la benedizione di Dio. Quando noi siamo uniti diventiamo un asse allineato con la volontà di Dio e diventiamo la leva che chi può usarla? Anzitutto il fulcro. Chi sono il fulcro? Il fulcro sono i veri genitori del cielo, della terra e dell'umanità. Senza fulcro, il bastone da solo, se provate ad alzare il mondo, non ce la fate. Se alzate i pesi, senza un fulcro su cui la leva può appoggiare, il peso non si alza. Ecco perché abbiamo bisogno dei veri genitori. Loro sono il fulcro della provvidenza, non io. Nessuno di noi lo è. Loro lo sono. Allora dobbiamo renderci conto di questo e unirci completamente tra di noi e unirci completamente sul fulcro su cui noi dobbiamo poggiare, che vuol dire che quando la madre dice una cosa e fa una cosa, dobbiamo unirci a questa cosa per cercare di trovare l'illuminazione in quello che noi facciamo insieme a lei, non alternativamente a lei, ma insieme alla madre, insieme ai veri genitori. Chi sta spingendo la leva? Chi è che spinge la leva? È Dio stesso, che usa il potere del vero amore e del principio divino. Quello che vedete che dice yes, ce la faccio, quello è Dio che sta usando le famiglie benedette facendo perno sui veri genitori. Noi così possiamo sollevare il mondo. Oggi c'è una grande battaglia tra luce e tenebre, fratelli e sorelle, qui il Covid è un'espressione di questo, probabilmente. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più della luce, dice Gesù nel Vangelo di Giovanni. Quanto spesso noi vediamo che gli uomini, anche con le migliori intenzioni, alla fine cadono nelle tenebre, amano le tenebre più della luce. Oggi il consumismo ci insegna questo, il non rispetto. Ieri sera abbiamo visto un film con Betty che era emozionante, commovente, ma anche drammatico in una maniera incredibile. Parlavano della guerra che c'è stata in Georgia quando la Georgia è stata invasa dalle truppe sovietiche.
non avete idea di quello che fanno in queste guerre, delle atrocità che commettono gli uomini non possono fare questo. È ovvio che uomini che uccidono donne, bambini, vecchi, senza motivo, completamente solo per il piacere di uccidere e per terrorizzare come fanno i terroristi, non sono più esseri umani, sono succubi di angeli caduti, sono succubi di tenebre che circondano la terra. E questa battaglia è in atto oggi. Noi non possiamo andare nel regno delle tenebre non essendo luce. Se entriamo nel regno delle tenebre, nella valle di lacrime, non avendo una forte luce interiore, noi veniamo assorbiti dalle tenebre. Mentre avete la luce, credete nella luce affinché diventiate figli della luce, dice Gesù. Se voi non avete unità completa con la luce, non potete avere questa luce dentro di voi, essere figli della luce. Allora cosa ci dice il Padre? Con un cuore di pietà filiale verso il cielo e di genitore verso l'umanità, siate la luce del mondo. Mentre per essere la luce del mondo, questa luce la ereditiamo attraverso la pietà filiale verso i veri genitori, verso il cielo. Chon Song-gyon, bellissimo queste parole del Padre, nel capitolo 4 del libro 8. Non posso chiedervi di andare avanti lentamente, è necessario muoversi rapidamente e coraggiosamente. Quanto è glorioso! Con un tale atteggiamento potete ricevere ciò che il cielo vi invia e stabilire una base sicura per la vittoria. Dovete creare una regione e un mondo che Dio ricorderà per sempre. Dovete creare un mondo in cui non solo voi, ma anche i vostri discendenti possano dire al Padre che tu riceva gloria per tutta l'eternità. La mano che fa questo lavoro non è solo la tua mano, ma rappresenta milioni di altri. Dovresti sentire che la tua mano rappresenta tutta l'umanità, vuol dire le tue azioni. Dovete rendervi conto e credere che la vostra mano sarà commemorata dai vostri discendenti e che i vostri antenati possono dichiararlo orgogliosamente la mano di Dio. Diventare la mano di Dio. Queste sono le famiglie benedette. Diventiamo la mano di Dio nel mondo. E costruiamo una società, questo ve l'avevo fatto già vedere, questa diapositiva, nella teologia della gioia, che mira a completare la gioia, come Kant diceva, lo scopo della politica è la felicità del pubblico, politica di gioia originale, economia di gioia originale, arte della gioia originale, scienza, psicologia, educazione della gioia, tutto deve essere mirato alla gioia, ma perché la gioia si raggiunga ci vuole la liberazione, perché la liberazione si raggiunga noi dobbiamo avere luce dentro di noi ed essere la mano di Dio. Ecco, questo è il nostro scopo oggi, liberazione dell'umanità, perché intraveda la gioia vera, che è quella che viene da Dio, che viene dalla vita in armonia con tutte le comunità umane, con tutte le religioni, con tutte le razze. Questo è quello che noi vogliamo realizzare in questo tempo. Che la luce di Dio vi possa inondare le vostre vite. Buona settimana e qui concludo, vi ringrazio.